Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, viene nominata al vertice capo del più grande partito politico europeo, i conservatori dell'ECR, la prima italiana, il primo italiano alla guida di un grande partito dell'Unione Europea. Un peso in questa nomina enorme sullo scenario internazionale, anche fuori dal continente, perché il partito adesso dove Giorgia Meloni è a capo ha collegamenti internazionali con tutte le destre più importanti, da quella degli Stati Uniti a quella di Israele. Quindi una nomina di prestigio assoluto per il presidente di Fratelli d'Italia. Il profilo è apparso perfetto, giovane donna in grande crescita personale ed elettorale, leader di partito e aspirante di governo di uno dei paesi più importanti e potenti dell'Unione Europea. Chi meglio di Giorgia Meloni poteva diventare capo del ECR Party, conservatori e riformisti europei? Così arriva la richiesta di disponibilità a Giorgia Meloni, che ieri in serata accetta la leadership del partito europeo. E qui viene sdoganato il suo partito. Il lavoro dà i suoi frutti, se è vero che la leader del Fratelli d'Italia ha portato nel 2019 il suo partito nell'Eurogruppo, nel quale già faceva parte Raffaele Fitto, oggi co-capogruppo e vicepresidente dell'ECR. Quindi Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia è già vicepresidente di questo partito, che avrà il presidente Giorgia Meloni e il vicepresidente Raffaele Fitto, quindi una guida totalmente di Fratelli d'Italia. La destra europea viene guidata da Giorgia Meloni e da Raffaele Fitto. È stata scelta dai colleghi di forze di governo come il partito vicino al presidente polacco Duda, di opposizione in crescita come lo spagnolo Vox, e di tutti i paesi del patto di Visegrad, tranne Orban, che resta nel PPE e dell'Est. Un blocco che si è sicuramente indebolito dopo l'uscita dei conservatori inglesi dall'Unione Europea, ma che conta con la scelta della Meloni di guadagnare nuovi consensi e nuovi rapporti, nuove frontiere. La Meloni sa benissimo che c'è una sfida non dichiarata con Matteo Salvini. E qui l'accreditamento internazionale ha un peso cruciale, molto fondamentale. È già da 2 anni che ambisce a questo, che ovviamente non l'ha mai chiesto, ma una nomina di questo tipo porta il partito di Giorgia Meloni a un prestigio internazionale e mondiale. Giorgia Meloni ha tessuto una rete sempre più stretta di collegamenti internazionali, relazioni internazionali, sia da Carlo Fidanza sia da Fitto, capodelegazione di Fratelli d'Italia. E in America, negli Stati Uniti, da più contatti diretti che hanno portato a 2 visite con incontro informale con Trump, uno nel 2019 al CPAC, convegno annuale degli attivisti conservatori, e l'altra lo scorso febbraio a Washington al National Prayer and Breakfast, circolo ristretto della destra degli Stati Uniti. Anche la festa annuale di Atreju, che va avanti credo da oltre 20 anni, ci sono ospiti internazionali, diventato un punto di riferimento per la destra mondiale. La festa di Atreju fatta da Giorgia Meloni proprio a Roma ogni anno. Tutto il lavoro fatto da Giorgia Meloni in Italia, anche i suoi collegamenti internazionali, non solo in Europa, ma anche fuori dall'Europa, anche negli Stati Uniti, hanno portato appunto le cancellerie, non è passata inosservata, e non è passata inosservata neanche sulla stampa europea ed oltreoceano. E qui facciamo un distinguo, facciamo un distinguo. La nostra cara stampa, no? La stampa italiana, mentre la stampa europea
elogiava, e la stampa internazionale elogiava Giorgia Meloni, la nostra stampa, capeggiata da Repubblica, gli faceva una pagina di insulti, un'intera pagina. Vi ricordate che poi Giorgia Meloni ha denunciato sia il direttore di Repubblica, sia il giornalista che ha fatto questo articolo, no? E Giorgia Meloni gli dicono: compra il giornale, che c'è un articolo su di te. Lei compra il giornale e dice: guarda, mi hanno fatto un'intera pagina su Repubblica, guarda, chissà cosa hanno scritto. Sì, una pagina di insulti, definendola la regina di Coattopoli, no? La regina di Coattopoli, la donna nata in periferia, la garbatella. Adesso scusate se magari ho dico qualche sciocchezza su Roma, ma io sono un romano acquisito, nel senso che mia madre è lì da 7 anni, io sono spesso a Roma, però posso avere anche delle inesattezze. Quindi l'hanno insultata, ma chi se la carica? Non se la sposa nessuno. L'hanno offesa sull'altezza, sull'altezza. Non è come la Le Pen slanciata. Quindi, giornale Repubblica, in maniera rancorosa, insultava Giorgia Meloni, quando sulla stampa internazionale ne scrivevano delle sue qualità politiche. Politiche. Sapete che la stampa europea non è politica, è molto, molto meno politicizzata di quella italiana, che è quasi completamente schierata a sinistra. Tranne alcune testate, alcuni giornalisti sportivi, è tutta a sinistra, la maggior parte. Quello che vi raccontavo prima, la pagina di insulti. Mentre all'estero non hanno questo odio e questo rancore verso Giorgia Meloni, quindi gli articoli sono abbastanza sinceri, no? Rappresentano la donna politica italiana, cosa che in Italia viene cercato di ridicolizzarla, ma le sue capacità, le sue doti vanno oltre i confini italiani in Europa e oltre oceano. Quindi facciamo i più vivi complimenti a Giorgia Meloni per questa nomina prestigiosissima, che adesso sdoganerà il partito, prigioniero della sindrome di Fini, sarà sdoganato in Italia e con molta probabilità ci sarà un notevole aumento di voti nel partito di Giorgia Meloni da oggi in avanti, proprio perché questa nomina è un potente, potente accadimento. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video, e anche nel canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti.